rispondere alle esigenze dei servizi di chi vive oggi senza compromettere le risorse e le possibilità per il futuro. È così che il gruppo Astea pensa e declina la sostenibilità. Nel rapporto 2023, presentato in convegno presso Villa Quiete di Monte Cassiano, spiccano le percentuali di rifiuti differenziati, nuovi impianti di illuminazione a LED e la riduzione di sprechi in termini di servizio idrico, distribuzione di energia elettrica e gas naturale, nonostante i bacini di utenza in continuo aumento. Io dico che i risultati più importanti li abbiamo ottenuti da una parte sul discorso del rispetto dell'ambiente e l'attenzione al territorio. Sono state anche certificate dal Financial Times, che ci ha riconosciuto 58esimi a livello europeo e secondi in Italia proprio per l'attenzione all'ambiente. Ed è fatta da tante piccole cose. Il gruppo ha rinnovato la centrale idroelettrica di San Bucheto, utilizzato l'eccedenza di pressione dell'acqua che dalla diga di Castriccioni arriva ad Osimo, e altri investimenti per oltre 16 milioni di euro all'anno sui vari settori. Traguardi raggiunti grazie ad un consolidato gruppo di lavoro e a nuovi partnership di eccellenza. Un gruppo che fattura oltre 50 milioni, un patrimonio netto di oltre 140, ma direi che i successi più importanti del 2023, naturalmente oltre quello che è la normale attività, normale ma comunque importante di Astea, è quella raggiunti dalla sua controllata DEA, che tra le altre cose pochi giorni fa è stata quotata nel mercato IGM di Milano, quindi quotata in borsa, e oggi lavoriamo su tre regioni, su Marche, Abruzzo e Liguria. Eticità, integrità ed investimenti. Così Astea vince la sfida della sostenibilità in un mondo in continua evoluzione. E di cambiamenti e nuove sfide hanno parlato anche i due grandi ospiti della giornata, il colonnello Francesco Laurenzi e la giornalista e divulgatrice Licia Colò. Il clima sta cambiando, la sostenibilità ci dobbiamo adattare, ed è quello che si chiama la resilienza. È questo cambiamento che però potrebbe avere, cioè, delle cose positive. E quando si parla di sostenibilità mi piace essere in prima fila, conoscere più che altro aziende che producono energia e si occupano anche di sostenibilità, per me è importante.